Vai Sara. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Adriana De Donno ci scrive: tanti auguri al mio papà e a tutti i papà del mondo. Poi Mina ci scrive: voglio augurare un buon onomastico al mio caro dolce papà e un grande augurio di buona festa al mio carissimo papà e a tutti i papà del mondo. Tantissimi auguri, grazie davvero per tutto, Mina. Mariangela ci scrive: buongiorno a tutti voi, un bacione grande a Manu, Lino, Sara e a tutto lo staff. Abbiamo tanti saluti da Antonella Marcuccio, Mariangela Riotti, Fausto Giovanni Longo. Io ne voglio approfittare per fare tanti auguri al mio papà, papà Sergio. Bene, bene, bene. Brava Sara! Auguri a tutti questi papà che sono stati nominati e tutti quelli che in questo momento sono all'ascolto. Noi continuiamo la nostra chiacchierata con Rosaria Ricchiuto, parliamo del prossimo progetto parallelo ad Angeli Scalzi. Sì. Quindi a cosa sarà ispirato il nuovo lavoro? Questo è tutto da scoprire, è una sorpresa, sarà una grande sorpresa. Andremo in scena quest'estate con un nuovo progetto con la comunità di Cutrofiano, con dei ragazzi nuovi. Chi lo sa, speriamo bene, speriamo almeno una cosa bella quanto Angeli Scalzi. Bene, però abbiamo anche da dare delle date, sì, degli appuntamenti già fissi. Sì, domenica 25 marzo saremo a Taviano. Quindi domenica prossima. Domenica questa, insomma. In un itinerario rosa, tutto dedicato alle donne, con uno spettacolo, La signora dei capelli rossi, uno spettacolo storico della Vorrei compagnia. Vorrei capire chi è individuato. Non lo so, mi viene da pensare, vediamo se... Sarà Elena? Sarà Elena? Ma forse sì, la signora dei capelli rossi. Ecco, sì, 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 lei è la protagonista. Non poteva essere che altrimenti. La signora dei capelli rossi è una poetessa salentina, specchiese, Maura Pacella Coluccio, una mia cara amica, quindi fortemente emozionante come spettacolo perché parlo di una persona a me molto molto cara. Maura è scomparsa nel 2008, era una poetessa conosciuta tanto all'estero, a Parigi, a Milano, a Firenze, ma nemo profeta in patria est, purtroppo qui a Lecce, sì, poco poco conosciuta. Noi abbiamo tentato di valorizzarla dal 2008, di portarla in tante piazze, di far conoscere i suoi scritti, i suoi lavori, le sue bambole, la sua costumeria teatrale, perché Maura era un'artista, una performer a 360 gradi. E, come nostra intenzione, intenzione della compagnia Teatro Solatia, valorizzare le risorse del Salento. In un'ottica grandiosa come quella della Regione Salento, quella di valorizzare, di andare a fondo nella nostra terra, perché io credo fortemente in questo grande sogno. Sognare fa bene, perché no? Perché non farlo? Quindi la signora dei capelli rossi entra in quest'ottica qua, la valorizzazione della nostra terra, delle nostre risorse. Maura era una nostra conterranea e scriveva delle cose meravigliose. Che noi, pochi però conoscono. Pochi conoscono, pochi conoscono. Se andiamo a Firenze, a Milano, a Parigi sicuramente sì, ma qui no, qui no. E quindi partiremo da Maura da piccola, appunto Elena, ci racconterà chi era questa poetessa. Dacci questa... qualche informazione, perché io ovviamente dichiaro la mia ignoranza, eccola perché qua. Magari a causa di poca promozione, di poca cultura, magari come diceva Rosaria, non siamo i ciceroni della nostra terra, quindi non possiamo indicare quei luoghi belli come non possiamo individuare quegli artisti importanti. Sì, sì, sì. Sì, io non ho conosciuto Maura di persona, però ho potuto conoscerla attraverso i suoi testi e io rappresento proprio la Maura piccolina che andava al lavoro col papà in mezzo alle campagne, che disturbava un po' e giocava, si faceva male, e quella Maura piccola che vedeva il mondo come se fosse una grande favola, che proprio era quella persona che vedeva il bello in tutto. E io mi rispecchio molto in Maura perché anch'io sono molto spensierata e molto giocherellona, e quindi è stata davvero una bellissima esperienza perché è il mio primo spettacolo, proprio il mio debutto, diciamo. È stato. È stato. E quindi è davvero molto emozionante per me questa recita. E quindi io sono una piccola Maura. C'è un testo in particolare che hai letto, che ti ha fatto scoprire Rosaria, sì, che ti ha colpito particolarmente? Sì, il testo è L'albero delle Vulie, che è la storia di racconta Maura quando andava col papà
e in mezzo alle campagne, che la Maura che si faceva male, che gridava e che distraeva il caporale della raccolta, che però comunque non poteva Quindi una storia originale ma comune a tantissime persone, soprattutto del Sud Salento, che da sempre hanno dedicato la propria vita alla campagna, e quindi al sacrificio mattutino, quella della raccolta degli olive o di tutti quei frutti che poi servivano per la sussistenza. Poi è molto brava Maura a raccontare, a farti sentire proprio gli odori, i colori della campagna salentina. C'è un testo che possiamo leggere? Sì, come no, Elena. Allora, vi chiedo magari di abbassare la nostra base musicale per consentire un'acustica migliore. Inizio dal testo mio. Quando veniva ottobre, s'andava tutti alle olive. Io ero ancora piccina, ma papà mi portava con sé, fucile in spalla, a fare il giro delle campagne per sorvegliare i contadini. Ero la prima dei suoi figli e abbastanza grande da camminare da sola. Le contadine me scioccavane, forse per ringraziarsi il padrone, o forse perché gli stavo simpatica, così mirghellina e curiosa di tutto. Mettevo sempre i piedi dove non dovevo, sulle reti stese per accogliere le olive sfuracate, fra i ciclamini che fiorivano nel bosco, dove, puntualmente, come tutti i ragazzini, perdevo lembi di pelle e di lacrime, causando scompiglio fra le donne, che si sentivano responsabili delle mie urla, distraendo le ragazzine che lavoravano, con grande imbarazzo, del caporale, responsabile della raccolta, che comunque non poteva permettersi di rimproverarmi, almeno finché papà non fosse così lontano che poi erano cavoli miei. Bellissimo. Brava, brava, brava. E quindi la vita di ogni giorno, la vita della campagna, la vita del sacrificio, quella di tante donne e di tanti uomini che ancora tuttora conducono, vero? Sì, Rosario? E non solo poi, si parte da questo, da esperienze, ricordi legati alla famiglia, al papà, alla campagna, al quotidiano, per poi arrivare alle riflessioni, a scoprire la Maura più grande, la Maura adolescente, la Maura donna, la Maura che arriva a desorcizzare la morte chiamandola benvenuta amica mia, amica amata, la chiama così. E reciteremo un testo che mi è stato proprio donato dalla sorella Patrizia dopo la morte di Maura, questo testo che Maura, non lo so perché, chissà come, scrisse pochi giorni prima di morire. E quindi il 25 marzo a Taviano, in un itinerario rosa dedicato tutto alle donne, con la signora dei capelli rossi, ore 19 nell'auditorium comunale. Questo è il primo appuntamento. Ritorneremo a Taviano il 20 di aprile in una rassegna in collaborazione con il teatro pubblico pugliese al Teatro Fasano di Taviano, con Donne tra mito e tragedia, che è uno spettacolo sul teatro antico, il teatro greco, rivisitato sempre con il mio metodo sperimentale, e sempre questo spettacolo Donne tra mito e tragedia lo porteremo nella città della Magna Grecia il 21 di aprile a Taranto, in un posto meraviglioso, in un posto molto suggestivo, in un frantoio ipogeo. Insomma, le date ci sono, io ti auguro. Sì, poi non solo, poi si aprirà anche la stagione estiva, perché abbiamo un progetto grandioso che presenteremo alle Notti di San Giovanni a Squinzano, un progetto legato a Tito Schipa. Tito Schipa è un leccese del mondo, uno spettacolo scritto a quattro mani da me assieme al professore Gianni Carluccio, che ha conosciuto e ha collaborato con il grande Tito Schipa. Lo presenteremo alle Notti di San Giovanni a luglio, il 29, a Squinzano. Bene, ma noi avremo tempo per invitarti, per raccontarci insomma tutto quello che è successo, soprattutto per capire se questa contaminazione di messaggi, di emozioni positive poi ha una presa forte sul territorio, perché da sempre il teatro viene visto come un ambiente di elite, come un ambiente diciamo poco da frequentare, che invece dovrebbe essere fruibile da tutti. Anche noioso a volte, queste commedie, tragedie che non finiscono mai, di due ore, tre ore. Invece no. Il mio teatro è proprio alla riscoperta della freschezza, dell'immediatezza. Il mio teatro arriva al pubblico, arriva all'emozione, a toccare il cuore, come lo è stato Angeli Scalzi, ma anche come lo è Donne tra mito e tragedia. Noi abbiamo preso dei testi del teatro antico e abbiamo preso delle grandi eroine come Medea, Clitemnestra, Alceste, Antigone, le abbiamo rivisitate fino a portarle ai giorni nostri. Medea potrebbe essere anche una sanguinaria, una pazza dei nostri tempi, perché quante
ne vediamo oggi, quante ne sentiamo ai telegiornali di donne che ammazzano magari i propri figli per follia, per disperazione. Noi abbiamo riportato Medea ai nostri tempi, partendo da quello che era Medea nel mondo antico. Bene, grandi complimenti a Rosaria Ricchiuto, buon lavoro, in bocca al lupo anche alla piccola Crepi il lupo Elena Ludovica Cappello, che speriamo insomma poter ospitare con noi. Volevo anche salutare i miei ragazzi del Liceo Classico Virgilio di Lecce, con i quali stiamo portando un progetto bellissimo al Teatro Romano di Lecce il 10 giugno, a conclusione di un laboratorio. Porteremo la Medea di Euripide. E sono dei ragazzi bravissimi, straordinari, che ci stanno mettendo una bella notizia. Ma loro ci stanno mettendo l'anima e il cuore, e sono sicura che saranno straordinari il 10 giugno con questa Medea. Vedremo a vedervi sicuramente, ma continuiamo a promuovere tutte queste date per far fluire ancora di più il teatro. Adesso, prima di andare in pubblicità, io mi sposto un attimo, saluto Rosaria, saluto la nostra Elena e vado